Abbiamo inoltrato un po' di richieste ovviamente per l'anno prossimo, perché è arrivato il momento di presentarvi il primo ospite di questa sera, che è contemporaneamente l'ultimo ospite di questa quarta edizione di EPCC, ragazzi. Lo so. Triste da un lato, ma sono sicuro che sarà molto piacevole per tutti appena vi avrò svelato il nome. È uno dei rapper più influenti d'Italia, è appena uscito il suo ultimo album, Fenomeno. Partirà in tour in Italia da ottobre, ma intanto è qui tutto per noi. Tirate su le mani per Fabri Fibra! Bene, tutto bene. Bene. Ma io pensavo mi venisse a trovare in camerino, sono stato 2 ore ad aspettarti, fa dai, vai, entra. Ma qui è una centrifuga, Fabri, qui è una centrifuga, non si riesce a stare sereni un secondo. Io mi aspettavo che c'era, che già... Ma ti ho mandato un sacco di gente ad accoglierti, sono venuti. Briatore. Hai visto? Lo so, lui è nel cast fisso. Sono arrivato, sì. C'era veramente nei corridoi? No, sono arrivato con la macchina, sì? È venuto a prendermi l'autista a casa. Ricchezza. Money. Poi arrivo, parcheggio e c'era lui in sbattimento con lo smartphone. Qua? Sì. Ah, pensa. E gli ho fatto, ciao mister. E mi ha fatto, ciao. Ciao. Se n'è andato. Senti, abbiamo appena finito con Lion, che è anche nel tuo disco. Innanzitutto, sì. Come si pronuncia bene? Io avevo una paura di sbagliare. Lion. Dovevi chiederlo Lion. A lui. Ma ho vergogna perché mi faceva brutto. Lion. Com'è? È in gambissimo, è fortissimo. È figo. È molto figo. È interessante perché lui ha portato delle nuove melodie nel rap italiano. Cioè lui canta, rappa, trappa. Sì? E tua mamma non trappa. Ehi! Questo te lo posso confermare. Senti, ci siamo visti poco tempo fa, abbiamo perso i primi 15 per stare sto bene così, aspetta, perché stai parlando ma sto pensando... C'è una... Ecco. Sì, com'è raga? Sta bene, no? Sì. Ci sto. Fammi controllare... Sì, tutto ok. Perché quando ci siamo incontrati abbiamo perso i primi 15, dicevo, per stare corti, ma forse anche 20-25 e mezz'ora, minuti di tempo per fare delle stories su Instagram in cui ci raccontavamo come ci facevamo i risvoltini. Devo dire, io non sono espertissimo nei pantaloni. E nei giorni successivi, siccome le stories poi si cancellano, la gente mi dice, ma com'è che fai i risvoltini, Fabri? Allora, come si fa il risvoltino quello bello? Perché tu lo fai proprio grasso, fai un risvoltino... Ah, siamo proprio nel pieno, sì, dell'argomento. Tu ci mettevi anche i calzini sopra, mi ricordo. Sì. Mi avevi detto alla francese. Alla francese, bravo. Bravo, ragazzi, qui sulle cose importanti io mi apro. Cavolo. Non è che... Allora, questo qui non c'è un... No, qua non c'è, siamo infatti in fase di decollo. Allora. Bisogna decidere innanzitutto dove vai. Cioè, se tu vai in centro a fare un po' di shopping, allora facciamo un risvoltino. Ah, uno che è? Uno un po' da usare in tutte le occasioni? Un po' pariolino, un po' fighettino. Io faccio così, cioè così. Bravo. Beh, alla prima. Sì, anche dietro, però devi farlo, cioè. Anche due giri o un giro? Un giro e mezzo. Così. Cioè, tra l'altro, dove... ecco, sì, una cosa buon, così. Buono sta. Questo è molto... Però tu ci mettevi proprio le calze sopra, scusami. Questa è la francese. Aspetta. Avete messo le calze a rete? Le calze. Le calze, infatti. Cioè, tu lo fai così? Questo sì. Questa è la francese. Facciamo velocemente un risvoltino alla francese. Bon, fatta. Le risvoltaine. Il famoso risvoltaine. Senti, come sta andando il disco? Alla grande, io sono super fan, te l'ho scritto appena l'ho ascoltato. È vero. È un disco molto bello. Una cosa che mi colpisce di quello che fai tu in particolare, fa un po' parte del tuo genere, sono tutte le citazioni che vengono messe dentro i dischi, no? Citate un sacco di persone, tu lo fai in particolare. Chi viene citato nei dischi? Se ne accorge, si offende, è felice, è fiero? Cosa? Se ne accorge perché... glielo dicono gli amici. In genere viene sempre citato uno che non è fan. Ok. Proprio per allargare il pubblico, diciamo. È una strategia. Sì, è un po' una strategia. Però ad esempio citi
un attore, e l'attore fa i film, non ascolta il rap italiano, e quindi i colleghi vanno di canzone, Fabri Fibra, che tal? Chi è Fabri Fibra? Ma parla male o bene? È subito la prima domanda. Sì, beh, certo, sì, sì. Senti la canzone e decidi te. Nessuno si espone. Boh, ma senti tu. E poi ti chiamano? Beh, ho visto Tony Hawk, tu hai citato Tony Hawk? Sì, cioè, allora... Ho fatto Tony Hawk, dedicato allo skater Tony Hawk, e ha repostato Tony Hawk, la canzone. Cioè Tony Hawk ascolta la canzone di Tony Hawk. Poi ho fatto una canzone che si chiama Come Vasco, e una settimana dopo Vasco ha comprato sul suo iPhone Come Vasco. Cioè Vasco... L'hanno detto? Sì, cioè... lui l'ha detto proprio in un'intervista. Ho ascoltato Come Vasco di Fabri Fibra, e perché i giornalisti volevano farla passare come... una canzone in cui io criticavo Vasco. Sì. Invece lui l'ha ascoltata e ha detto, ho sentito Come Vasco, è proprio una canzone che mi omaggia. Sì. Quindi Vasco ascolta Come Vasco, Tony Hawk ascolta Tony Hawk. Totti avevi fatto. Esatto, l'unico è Totti, che avevo fatto come Totti. Niente? Niente. Ah. Non commenta. E no, tu una volta... ci pensi la sera, cioè dici, cacchio, perché Totti non mi risponde? Perché Totti non mi sta chiamando? Perché non mi chiama? Mi sa perché la canzone non era tanto bella. È quella che è venuta peggio, forse. Devo dire, sposto il risvoltino alla francese. L'altra cosa che è tipica del tuo genere, oltre all'eccitazione... Era piena? Sì, sì, noi ci mettiamo l'acqua per davvero. Bevi davvero? Sì, sì, allora. Vai. Posso bere? Certo, l'abbiamo messa nuova per te. Lo sai che è una vita che sogniamo di... Faccio proprio come... Vai, guarda, ti facciamo godere il momento. Ah! Che bontà. Buona. No, i dissing, voi rapper vi dite le cose. Volevamo proporti un dissing garbato, perché noi non siamo rapper, siamo un po' più garbati. Quindi volevamo riproporre quello che è stato un grande successo con Christian Vieri, cioè il Bomber Advisor, trasformandolo in Rapper Advisor. Che salutiamo. Bobo? Sì. Certo, lo salutiamo. Io ti giuro... Me l'hanno chiesto in mille tutti, chi c'era dietro le foto di Vieri, chi c'era, io non ho mai detto una parola, farò lo stesso con te. Te li giocherai più avanti, come Andreotti. Sì, quando scriverò le mie memorie verrà tutto fuori, ma per adesso no. In queste carte ci sono dei rapper, te li faccio vedere, mi fai una veloce recensione, parere, punto di vista su di loro. Cosa però devo dire? Quello che vuoi su ognuno di loro. Ti consiglio di venire però un po' più vicino, sennò sì, non farli vedere, no. Che sono permalosi, eh. Vai, lo so. Ah, vabbè, questo è tosto. Rapper tosto, che è una cosa buona. Sì, è buono. Molto bravo. Sono tutti al contrario. Sì, adesso infatti conviene girare tutto il... Questo è un... Allora, adesso è un po' pensionato, però è uno dei motivi per cui ho iniziato a rappare. Mm. Ti dirò. Questo è l'incubo degli italiani. Questo è l'incubo degli italiani. Ma secondo... Vabbè, non posso fare domande, sennò poi si capisce. Amico. Bravo, bravissimo rapper. E amico. Bravo, fa il suo. È vero. Fa il suo. È come quando esci... Ti propongo... Ah, c'è una mia amica. E tu fai... Com'è? Simpatica. Fighissimo. È più figo che bravo. Ah, cioè esteticamente? Sì. Però è fighissimo. Quando lo vedo in TV dico quanto è figo. Aspetta che faccio un po' di pulizia qua, perché... Così. Ma sai che mi sento in un'ansia ogni volta che ho per le mani queste carte qua? Credo qua. Bene. Questo mi sta sul cazzo. Ma quanti ce ne sono? Tutti sti rapper ci sono. Adesso poi vediamo. Ecco perché poi gli italiani odiano. Sono pieni di rapper. Come i funghi, Sbucano così dietro ogni anno. Questa cosa è buona? Sì. Ma servirebbe un po' di disinfestazione, a un certo punto. Non sono troppi. Questo non è un rapper. Beh, però. Ci ha provato, si è infilato dentro. Sì. Ma no, non ce l'ha fatta. Rapper fallito.
Loro hanno dato, hanno fatto quello che dovevano fare, fortuna che sono spariti, diciamo. Guarda la mia maschera. Perché poi la difficoltà è che li conosco quasi tutti è comunque poker face, eh? Hai visto? Non... Sei bravo. Rapper fallito. E siamo a due. Anche di più, mi sa. Sì, sì, un paio. Ok. Ma, non sa parlare. Ho notato che non sa parlare. Ci hai fatto caso? No. Sì, e non sa fare le interviste, cioè... Sì. Sì, non so, secondo me, anche quando è stata qua. È un bel problema. Basta. Fa il suo. Ma nella scala fibra, fa il suo e fallito, cioè cosa c'è sopra? Beh, che non mi interessa cosa fa il suo, okay, non mi interessa. Sì. Non ho abbastanza elementi per dire se sia fallito o meno. Abbiamo l'ultimo, gran finale, rapper toast. Va bene, abbiamo finito, ce la siamo cavata. No, lo faccio io. No? Senti, una delle tue canzoni che preferisco è Chi vuole essere Fabri Fibra, no? Chi vuole essere Fabri Fibra? Come va con i fan, la gestione della tua esplosione da quando è arrivata in poi? No, ma all'inizio ero veramente ansioso. Sì. Venivo da 10 anni di musica indipendente. Poi quando ho firmato con la major e sono arrivato nel mainstream era tutto nuovo, ero ansioso, ero sempre nervoso. Tornavo a casa e riguardavo le cose per vedere cosa avevo detto. Adesso invece quasi mi dà fastidio riguardare, cioè la quello puntata che... la riguarderò la nostra, sì. Però una volta l'avrei guardata tipo 4-5. Basta anche che lasci solo acceso il decoder, per noi conta. Senti, come sei più a tuo agio? Il video di Fenomeno è parecchio interessante perché va in downgrade, no? È la lettura giusta? Sì, saluto, scusa se faccio questa cosa che è proprio da ospite medio. Ciao Cosimo Alemà, il video è bellissimo, è il regista. Però il grande Cosimo. Ci siamo incontrati in studio da me e parlando lui mi chiede, ma tu vuoi fare un video di didascalico che dici le cose tipo la canna come cannavacciuolo e tu lì nel video fai? Sì, sì, sì. Ma no, facciamo una roba che non c'entra niente, che non segua proprio il testo. E allora lui inventa questa storia di io che inizia a fare il video di Fenomeno con il set... Quello didascalico. Con il set didascalico pagato dalla major, quindi ricco, sì. No, di lusso, con il trono, le balle... che inizia così. Io abbandono questo set per andare con un gruppo di videomaker amatoriali, che sono 3 ragazzini. Sì. Mentre giro con loro passa un fan che mi fa un selfie, quindi finisco il video con il ragazzino e abbandono anche sì. i tre ragazzi, vado con il ragazzino e poi alla fine con lo smartphone mi faccio il video da solo. Chi fa da sé per tre. È una cosa che ti piace fare i video? I video musicali? Sì. Mi piace... Quando sono finiti, quando li giri non ci capisci niente. Ok, bravo, anch'io ho questa sensazione, perché sono cose strane. E poi li giri a pezzi, no? Quindi sì. mettiti quel cambio lì, poi dopo quando lo vedi montato dici, ah, ecco dov'ero e cosa facevo. Ok, quella roba che cosa avrebbe portato. E poi ti fanno svegliare prestissimo. Guarda, io ho una proposta per te, tu il video di Pamplona l'hai già fatto. Si è fatto finito l'altro ieri. Guarda, ho una proposta per te. A questo giro ti propongo di fare 2 video di Pamplona. Uno lo facciamo insieme, ti giuro che dura 30 secondi. Ci stai? Sì, giusto per vederlo. Ormai, esatto. Sono curioso. Sei curioso? E allora vieni con me, ok? Fate un applauso a Fabri Fibra! La situazione è questa. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Fabri Fibra, tutti quanti. La situazione... Posso? Grazie. La situazione è un po' estiva.
Pamplona, dai. Vedo, vedo. Sarai ma erano pezzo... tutti qua, erano già tutti. E li abbiamo tenuti pronti, sarà un po' il pezzo dell'estate. E vogliamo provare, come ti dicevo, a fare un video, ma in 30 secondi. È una cosa che ho visto fare a David Guetta. Ho detto, secondo me serve un pezzo adeguato a quella cosa lì, e secondo me il tuo è... Ciao Marco Villa, c'è anche Marco Villa, ciao amico argentino, ciao a tutti. Insomma, se tu sei pronto, proviamo a fare un video in 30 secondi. Tolgo la giacca anch'io. Sì, mettiti comodo. C'ho anche un paio di occhiali da sole. Buttala qua. Essendo video. L'estate, chiama gli occhiali da sole. Vieni, butta dove vuoi. Allora, il pezzo si apre con una tromba, e quindi noi apriamo con una tromba. E poi è delirio. Sei pronto, Fabri? Sai che sono emozionato? Perché non sai come si impugna la tromba. Perché non so. Devo dirti la verità, anch'io sono un po' che dico va. Credibili, così. Poi, siete tutti pronti? Voi sì. Siete? Allora, siete tutti pronti? Sì! Si vede che sei del mestiere. 3, 2. Aspetta. Tromba così. Allora, ok. Sì, boh. Sì. I trombettisti ci insulteranno. No. 3, 2, 1, vai! Breve ma intenso. Vediamo quello che è venuto fuori. Ragazzi, venite anche voi. Vediamo il risultato. Ciao Gigione. Il risultato Gigione. Di questi 30 secondi. Beh, già qua siamo credibilissimi. Già, stavo per dirlo. Beh, lui è fantastico. Wow, CD, che figata. Belli, parti. Belli. Acqua. Bravo Marco Villa. L'amico ventagli. Grattuscia, la grattuscia dell'amico. Bravi noi. Bravi. Ghostbuster. Ma chi sono quei due? Sì, gran premio. Sì. Wow. Punto, lo facciamo vedere anche a voi la nostra versione del video di Pamplona. Buona visione. Spacca. Stavo col libanese quando sotto casa gli hanno sparato, ma quanta violenza che passa in tele, però meglio in tele che dentro casa. Sognavo nella tasca i contanti, ho vomitato le rime più crude, che brutta vita fanno i cantanti. A 15 anni oggi tutti youtuber, e questo è il ricambio generazionale. Segui ricambio rapper nazionale, corro sulla fascia, la moda divide, la gente si lascia, al passo con i Kardashian. Dove sei? L'estate comincia adesso, ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro, segui le luci della città, pace agli uffici e alle università, beviamoci su che qualcosa qui non funziona, siamo come Toy a Pamplona. Si accenda. Dove sei? L'estate comincia adesso.
ma tu vuoi correre, c'è l'apocalisse in centro, segui le luci della città, faccia gli uffici all'università, deviamoci su che qualcosa qui non funziona, siamo come Tori a Pamplona. Posso dire una cosa? Dimmi. È il mio primo video con così tante ragazze, quindi grazie. Non c'è di che, Fabri, non c'è di che. Da rifare. Grazie mille per grazie essere venuto a trovarci. Grazie. Rimandamelo che me lo riguardo intanto. Play così? Bravo. O faccio esplodere tutto? Vai. È tutto vostro, ragazzi. Fate un applauso a Fabri Fibra! Grazie, Fabri. Ragazzi, grazie. Ti vedi che guardo. Ti faccio l'esaltata.